con profonda gratitudine, infinito affetto e ammirazione per l'instancabile, unica e fulgida attività artistica costellata da indimenticabili successi che hanno scritto e segnato per sempre la storia della musica italiana in occasione del 50° anniversario della loro splendida carriera. 30 gennaio 2016, il bello sindaco che sarei. Un premio alla carriera per festeggiare i 50 anni di attività dei Pooh è stato consegnato questa mattina dal sindaco De Magistris ai 5 artisti del gruppo musicale italiano, occasione la presentazione dell'evento La Città del Sorriso, promosso dal gruppo Sisal, che ha scelto di festeggiare a Napoli il nuovo Super Enalotto. Da oggi pomeriggio spettacoli e iniziative animeranno il centro storico e si concluderanno in Piazza Dante a partire dalle 19 con le esibizioni dei comici di Made in Sud e la musica degli Archimia in omaggio ai Pooh. I napoletani hanno sempre amato i Pooh, hanno sempre amato quello che abbiamo sempre fatto, ma devo dire che anche noi abbiamo sempre amato Napoli e i napoletani. E questo regalo, questo riconoscimento è un ulteriore esempio della vostra generosità. Grazie di cuore, grazie veramente di cuore. È notizia proprio di questi giorni che abbiamo accettato la proposta del nostro manager per fare più concerti, e al momento che abbiamo accettato di fare più concerti, sicuramente un concerto in zona Campania assolutamente ci dovrà essere, perché prima dello scioglimento di questo gruppo un concerto emozionante come è stato quello di San Paolo ci sarà sicuramente. I Pooh sono allegri e noi vorremmo portare un po' d'allegria, se ce n'è bisogno, perché ce n'è già abbastanza, questa sera. Non so come, ma sono sicuro che i Pooh hanno già trovato il modo di dare e di lasciare un po' di cuore a Napoli. Bello innanzitutto che sia stata scelta Napoli per questa iniziativa, è bellissimo che i Pooh abbiano scelto di festeggiare i 50 anni, un risultato e un obiettivo storico nella nostra città. E quindi, siccome noi amiamo la cultura, la musica come arma di riscatto soprattutto dei nostri tempi, ma in generale questa targa è un riconoscimento a quello che hanno rappresentato in questi 50 anni, e vederli oggi insieme qui nella nostra città, ancora una volta Napoli di notte attraversata dalla cultura e dalla musica.